pensate, in questo non abbiate, non vi sentiate, non vi sen, non sentitevi censurati. E lo riusciamo a costruire con Paola, due minuti e mezzo, massimo 3 minuti con la vostra risposta, poi le monta. L'autore contemporaneo che secondo me dovrebbe essere letto all'interno delle scuole è Alessandro Baricco. Infatti io lo considero un artista a 360 gradi, in quanto non è soltanto uno scrittore ma anche un saggista, un critico musicale e un regista, fra i più noti esponenti della narrativa italiana contemporanea. Tra le sue opere maggiori ricordiamo Castelli di rabbia oppure Novecento, in cui il protagonista racconta in un monologo la sua vicenda personale. Egli infatti venne abbandonato fin da piccolo e venne cresciuto da un marinaio fino all'età di 8 anni, quando quest'ultimo però morì a causa di una ferita riportata durante una burrasca. Egli da grande decide di dedicarsi alla sua vera passione, il pianoforte. Ma dietro questa passione si cela la paura di amare e di crearsi una propria famiglia. In realtà però dedicherà tutta la sua esistenza alla musica per cercare di rincuorare i cuori di coloro che hanno paura dell'immensità dell'oceano. E da quest'opera venne poi tratto il film del regista Tornatore, La leggenda del pianista sull'oceano. Allora sì, in un libro io vorrei trovare fantasia, creatività, dei personaggi che riescano a colpirmi e di cui io riesca ad affezionarmi, dei dialoghi che mi facciano sorridere e riflettere allo stesso tempo. Quando io riesco ad immedesimarmi in un personaggio, allora vuol dire che il libro mi appassiona. Inoltre preferisco i libri ricchi di avventure, azioni, amore, e che si soffermino di più sull'introspezione dei personaggi piuttosto che sulla banale descrizione di scenari ed ambienti. Se riesco appunto a rileggere il libro più volte, vuol dire che appunto senza mai annoiarmi, vuol dire che il libro mi è piaciuto e mi ha appassionato molto e quindi che riesco a farmi sognare ad occhi aperti. A me piace molto leggere perché tramite la lettura di qualsiasi libro riesco per un certo periodo di tempo a distaccarmi da quella che è la realtà odierna, piena di distrazioni comunque, che va avanti con un ritmo insostenibile. Quindi tramite la lettura riesco a immergermi in un mondo tutto mio dove riesco a riflettere e a dare anche molte volte risposte a me stesso. Solitamente finisco di leggere tutti i libri che compro, ma mi è capitato soltanto 2 volte di non finire un paio di libri. La motivazione per cui non li ho finiti è stata una banalità dell'autore nello scrivere i libri. Quando trovo questo tipo di libri così non amo finire di leggere perché ritengo che siano troppo noiosi o ripetitivi come altri libri che ho già letto. Mi piace molto leggere i romanzi psicologici proprio per il loro interesse verso l'esplorazione dell'inconscio, la parte più profonda della nostra psiche che determina e condiziona i nostri comportamenti e le scelte di vita. Tramite questo genere l'autore esprime per bocca dei personaggi il proprio pensiero sulla vita e sui rapporti umani. È proprio il romanzo pirandelliano, il fumetti a Pascal, costituisce il principale libro che esprime l'inquietudine dell'uomo moderno. Infatti della nostra esistenza nulla esiste oggettivamente, noi non siamo quello che crediamo di essere ma quello che sembriamo agli altri. Sul palcoscenico del mondo infatti siamo costretti a recitare con addosso una maschera che la società e le sue convinzioni ci impongono. Sono Gianfranco Maria Leone della Quinta E. Negli ultimi 12 mesi ho letto 3 libri e ne ho riletti 2. E i 3 libri sono I Sognatori di Gilbert Adère, da cui Bernardo Bertolucci ha tratto un film che secondo me era bellissimo. E poi ho letto Fitzgerald, Il Grande Gatsby, De La Clos con Le Relazioni Pericolose,
Smalti e Cammei, un libro di poesie di Théophile Gautier. Basta. Sono Federica Campanaro, frequento la quinta E e adoro la lettura dei romanzi classici perché credo che gli autori di queste opere abbiano trattato delle tematiche che debbono essere considerate ancora attuali, che riescono a far sì che anch'io possa partecipare all'espressione dei sentimenti, ai sentimenti insomma che vengono trattati. Io non ho mai pensato di pubblicare, di scrivere qualcosa, però c'è mia cugina di qualche anno più grande che invece si cimenta in queste attività. Io penso che sia qualcosa di molto importante e di formativo, soprattutto per noi giovani, perché al di là proprio come esperienza personale, quindi come mettersi in gioco, è importante di iniziare anche a pensare al di fuori della nostra mente e di pensare a quelle che possono essere le esigenze, le volontà e i desideri del pubblico. Io penso che un classico sia qualcosa di fondamentale. Fondamentale perché riesce a descrivere meglio i temi più importanti della vita umana, riuscendo anche a riflettere e a farti riflettere. Infatti, un classico riesce con un velo letterario e con uno stile elegante a tratteggiare perfettamente la storia, le vicende, i comportamenti umani. E riesce piacevole proprio grazie a quel velo letterario, quella trama, quell'ordine che sono presenti in tutti i libri, ma che in un classico vengono delineati in maniera perfetta. Io penso che un classico possa fornirti anche un'esperienza, un modo di pensare o anche solo un pensiero. Mentre sei catturato dalle righe del classico, tu sei in grado di pensare, di riflettere, di collegare la situazione descritta dal classico con quella presente. Diciamo che un classico si può dire che riesce ad aprirti la mente e nello stesso momento riesce a divertirti. Buongiorno, sono De Rosa Alessandro, frequentante la quarta N del liceo scientifico Fermi. A me piace molto leggere, non è le attività culturali che diciamo mi dilettano di più. Uno, perché penso che il senso di questa attività sia molto importante, ricercare comunque un significato della vita stessa, porsi delle domande che magari prima senza allargarti con la testa non riuscivi neanche a immaginarle. Poi arrivi spesso a delle risposte tramite la lettura perché viene stimolata la riflessione. Quindi di conseguenza il tuo io cresce e quindi diciamo la profondità della lettura è proprio la libertà mentale che ti concede, che è diciamo una delle sensazioni più belle che uno possa provare. Salve, sono Francesco Rose e frequento la classe 4H del liceo scientifico Enrico Fermi. Io ho avuto sempre una passione nello scrivere di tutto, a partire da piccole storie, canzoni, poesie. Le canzoni le scrivo poiché suono la chitarra e quindi mi diletta molto a comporre testi e mettere di sotto un sottofondo appunto con la mia chitarra. L'idea di pubblicare qualcosa l'ho sempre avuta, ma non ho, diciamo, mai concretamente, non l'ho mai attuata concretamente quest'idea, perché ritengo che i miei testi, le mie canzoni siano mie, per questo preferirei più per esempio suonare ad un concerto piuttosto che vederle pubblicate in un libro e magari vederle in uno scaffale mai prese, mai toccate. Se hai mai interrotto la lettura di un libro, che cosa pretendi dalla letteratura? Se dovessi scrivere un libro, di cosa ti occuperesti? Domande al vostro livello. Mi chiamo Luigia Bafer e frequento la quinta D. Mi piace moltissimo leggere e leggo soprattutto romanzi. I romanzi perché credo che siano comunque un qualcosa che può insegnarci e può essere un esempio per la nostra vita. Gli autori che preferisco di più sono Charlotte Bronte e in generale le sorelle Bronte. Infatti il mio romanzo preferito è Jane Eyre. Ho anche pensato di scrivere, di pubblicare qualcosa, solo che penso che alla mia età ancora diciamo poca l'esperienza per poter scrivere qualcosa che possa realmente piacere. Ciao a tutti, mi chiamo Loris Aliaciombo e frequento la quarta F.
La lettura mi ha sempre appassionato fin da piccolo e sono profondamente affascinato anche dalla cultura classica. Per quanto riguarda la concezione di un classico, io mi ritrovo perfettamente d'accordo con la concezione di Italo Calvino, che rappresenta uno degli scrittori più importanti del panorama italiano del Novecento. Egli disse che un classico è definito tale quando uno dice lo sto rileggendo o lo rileggo. E oltre a questo, un classico rappresenta una duplice forma di ricchezza. Una ricchezza sia per chi lo assapora per la prima volta, in quanto può scoprire ciò che trasmette, e rappresenta un'altra forma di ricchezza anche per chi vuole rileggerlo sotto un'altra chiave. A mio parere, la cultura classica e quindi un classico deve essere riscoperto in maniera definitiva, in quanto soltanto attraverso una conoscenza completa ed esaustiva dei classici possiamo auspicare ad un'interpretazione del futuro. Le interviste a cui avete assistito sono state raccolte da adolescenti che frequentano il liceo scientifico Fermi di Cosenza. Era intenzione dell'associazione seminaria, una costola dell'Auser di provenienza CGL, monitorare, anche se attraverso un breve campione, il grado di interesse, di curiosità e attenzione verso la scrittura creativa, la produzione narrativa in genere e anche di qualsiasi genere. Il tutto nella prospettiva di un incontro con Antonio Moresco, figura centrale ed emblematica del panorama culturale contemporaneo. Antonio Moresco sarà a Cosenza presso la sede dell'Auser di via Manzoni nello Spirito Santo il 30 gennaio alle ore 18 per un incontro con la cittadinanza che potrà essere di natura creativa, cioè chiedere, interrogare, interloquire insomma con uno scrittore vivente già registrato nelle enciclopedie e nei manuali scolastici di letteratura contemporanea. Serve leggere narrativa oggi? E quali temi amano trattare gli scrittori contemporanei? E i giovani amano la letteratura odierna? O la scuola li ha inchiodati ai classici senza offrire orizzonti di rinnovamento e di ringiovanimento? Sono domande che i nostri giovani intervistati ci hanno posto e si sono posti e che confido gireranno ad Antonio Moresco il 30 di questo mese.